Ci sono i gatti al parco, scherzo vero finito bene. Anche i samurai fanno gli sgarri al McDonald's. Animali animali, benvenuti in questo nuovo video. Questo è il primo video di Tokyo, quindi mi raccomando, se ne volete vedere altri supremi, 50 milioni di piace. E in più vi porterò anche un video di Pokémon, che vedrete alcune clip durante il video dove ci sono miliardi di Pokéstop e un sacco di Pokémon rari. Ora vi lascio il video e buona visione. Ragazzi, ragazzi, sono Anima e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui. Una volta potevo farvela vedere così Tokyo su cartelloni, adesso ve la posso far vedere realmente di nuovo. Siamo davanti a questi ristoranti, chiamiamoli così. Quello stava giocando a Pokémon sicuro. E stiamo per mangiare il ramen. Gli altri sono... quella lì. Sto già facendo l'elemosina, ok? Che non l'ho portata dietro però. Cioè non è possibile. Oh, ma io ti ho portato a Tokyo, ma non devi fare l'elemosina. Sto facendo l'elemosina. Stai vendendo i fazzoletti. Tanto. Tra l'altro qua tutte le ragazze sembrano quelle di The Ring, vabbè, lasciamo perdere. E adesso andiamo dagli altri e andiamo a mangiare. Io sono Benedetta Animoti e questa è la mia cucina. Ma Lorenzo, aspettavi Tokyo per prendere sui chili? È più grosso della tua testa. È la mia testa. Lui è su Real Power e questo è il suo pranzo. Questo è il mio amante Stefanino e questo è il suo cibo. Ok, è arrivato anche il mio di cibo, ma quanta roba ordinato. Mi hanno dato anche il menù per spiegarmi come montare il mio piatto. Cioè devo prendere la pasta, i noodles, poi intingerli nel brodino, quindi questo. Ah, devo anche mettere dell'acqua. Non ho più fame. Penso di non aver capito molto bene come si chiama. Sì, mi sa che non hai capito veramente molto bene. A me piacevano le ruspe da piccolo. Salvini confermi. Lorenzo, fagli vedere come si mangia. Allora, questa roba qua. Vedi che lui non si sbrodola. Allora, so, cos'è nato? Yeah. Dai, ma fammi vedere casa. Che top, che benessere. Ok, adesso siamo usciti. Non ce la faccio più. Ma l'hai finito il tuo ramen? Quasi, era freddo. Quasi, io l'ho mangiato tutto, ho mangiato anche quello di papà. Ho capito, ma te sei una betoniera. Ma non si dice a tuo fratello che sei una betoniera. Ma è un complimento, anch'io vorrei mangiare quanto te. Ma betoniera non è una cosa carina. Ma sì, fidati, guarda la mia pancia. Ho ingoiato un bambino. Mi si gonfia qua, come mai? Qua. Aiuto! Siamo per esplodere. Vlog finito male. Non è uno scherzo. Perché sono nero? Stefano, lo senti? C'è Pigi? I piccioni? Quel cazzo di Zapdos di merda! Ah, ecco perché è nuvolo, c'è Zapdos. Pronti tutti, sta per lanciare la Genkidama. Ma laggiù in fondo stanno costruendo la torre, ci sarà il palazzo del supremo. Qua sono avanti a Tokyo. Animale animale, non so se vi ricordate le smoking area. Ci sono queste specie di gabbiotti, come se fossero delle gabbie appunto, però aperti sopra, dove la gente va a fumare. Stanno lì, il fumo va in alto, nessuno rompe le scatole. Giuro che vorrei troppo che ci fosse una cosa del genere anche in Italia, perché a me solo l'odore della nicotina, del fumo, in giro mi dà un fastidio cane. Quindi cioè qua veramente apprendiamo dal Giappone. Questo è Halloween. Qua c'è Halloween 3 mesi all'anno, non un giorno. Non so se vi ricordate, ci sono anche le macchinette ad ogni angolo. No, non esistono i cestini. Però ci sono macchinette con lattine ovunque. Bevi, anzi. Cosa? Bevi. Cos'è sta cagata? C'è pisciato dentro? No, c'è pisciato Sasha. Non si sente manco che alcolico. Sabri ha baciato Suri. Sono baciati, Sasha. Mi bacio con te. 150 milioni mi piace e facciamo coming out. È un raro caso, questi non sono cestini. Aspetta, adesso ho capito, hanno visto i nostri vlog dell'anno scorso e ne hanno messi di più perché ci lamentavamo. Comunque ragazzi, io vi devo raccontare una cosa. Cioè noi siamo andati nel quartiere Ikebukuro, che già se ci pensi Ikebuho è tipo toscano, tipo Iketusebuho, che significa tu sei gay. Quindi Ikebukuro, Iketusebuho. E poi cosa facciamo? Prendiamo una tessera per andare in metropolitana. E si possono anche pagare tra l'altro le lattine qua o comunque altre cose in giro con la tessera. La ricarichi con i soldi. Si chiama Suica. Ok,
No ragazzi, ci sono anche qua i negozi della droga. Amsterdam confirmed. Ma che bello, ci sono i mici. Ok, quali di questi porterai a casa, Sasha? Quello che si fa portare a casa. Quello con cuore verde. Ciao. Ma che bello, qua ci sono i gattili. Ci sono i gatti al parco, scherzo vero finito bene. Quanto sei bello. C'è una Pokéball al posto della coda. Papà, perché ci porti in un centro commerciale? Perché qui dentro c'è il negozio più grande di Pokémon al mondo. Cosa? Sono i Pokémon. Perché non ce l'hai detto prima, papà? Perché ti sto portando al Pokémon Center più grande. Ah, Pokémon. Grazie, papà. Stefanino, Stefanino, ho portato pochi soldi, me li devi prestare. Col cavolo. Me li devi prestare, ho detto. Devo comprare i Pokémon. Cosa? Me li presti sì o no? Li devo comprare anch'io, pochi soldi. Devi lasciare Sabrina se vuoi i miei soldi. Io sto già con te. Lascia Sabrina. No, vabbè, ma che cacchio stai dicendo? C'è Charizard gigante, Pokémon Center, Mega Tokyo. Sto anche schiudendo un uovo, vuol dire che porta fortuna. Ah, un Cubone, dai. Quanti ce n'è? Cosa? Mi sa che non sono pronto a vedere questo negozio. Ma sì, andiamo. Chissà se troviamo il professor Rock qua. Eccolo qua, potrebbe essere lui. Questo è il paradiso. Calzini, zainetti, cosi per i capelli. Il portachiavi con la coda enorme. Raga, sto sborrando dal naso. È soffice. Ma è dito, non è la cacca di Arale. Sorri. È la cacchina. No, questo lo voglio, questo deve essere mio. Quanto costa? No. Ma non mi interessa quanto costa. Ma il mio primo acquisto sarà lui. No, vabbè, ma non che fatto Pikachu Stato della Libertà. Pikachu a Buckingham Palace. Pikachu giapponese. Pikachu poliziotto, Pikachu giardiniere, ma cos'è? E vabbè, il Pokestop al Poke Center, Inception confirmed. Ci sta anche Pikachu sotto la pioggia, Pikachu in salvataggio. E che volevate, che non c'era anche Pikachu Halloween? Mi sento un po' come Ash quando è il suo primo giorno da Poke allenatore che deve decidere i suoi starter, ma io ho già fatto la mia scelta. Psyduck. E nel caso fosse finito... Voi venite a casa con me. No vabbè, ma ci sono anche tutte le carte, tutte le bustine. No raga, dobbiamo fare un bustino opening. Che figata. Papà ci ha provato, è stato frenzonato. Mi hanno detto che non c'è Blastoise. Ragazzi, 100 yen che sono tipo un euro. E c'è la lotteria che vinci le carte. Vai vai. Oh dai. Sei. Oh, ho un culo pazzesco. Hai il culo a forma di cuore. Il card opening. Beh, 100 yen è divertente. Facciamo vedere. Ma no, ma che figo. Surri ha provato un altro gioco. Premi. Bomba. Poi Surri hai vinto altre tre carte. Cioè, questo qui è una patata praticamente. Ah, è quella di Pokémon Tournament, il candelabro. Di nuovo, premi. Vai. Ancora, ancora. Due Pokéball. Che culo. Dai con la Pokéball. Vai, 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 terza Pokéball. Ma dai, ma veramente non ci... Come? Oh mio Dio. Secondo me esce Pikachu, non so perché. Secondo me una Mega Ball. Papà, vieni a scegliere le carte che facciamo il boost opening nei prossimi video. Per forza. Ok. Groundon, si deve prendere. Ma anche se non si chiama così va bene. Vabbè, i due leggendari, una e una. E uno di quelli che costano 30 centesimi in più. Sono meglio? Sono 4 carte a posto di 5, però se no c'è più possibilità che siano sorare. Ne prendo 3, papà. Ecco. Mi state vincendo? Ti ho pagati come i cinesi per vincermi le carte con i miei soldi. C'è la carta bonus. Ragazzi, ma siete dei mostri, adesso vi do altri 1000 yen. No. Le mie carte. Cosa? Ma che figo. Guardate che bello, ci sono i numeri delle casse con Bulbasaur, Charmander. Nella prima c'è Pikachu. Compere fatta. Ma che cazzo? Siamo entrati che c'era il giorno, c'era la luce. È buio. Sono le 6 del pomeriggio. Quanto siete stati lì dentro? No. Sasha City. Volevo presentarvi in anteprima il palazzo di Anima e dei Mates. Gli Animate, solo che hanno rubato la S in fondo. L'aggiungete voi su Instagram. Ragazzi, stiamo camminando per strada a caso, ovunque. Spawn Executor. 1466. 1400 è buonissimo. Vieni qua, mangia la bacca, mangia la bacca. Per lei, signora Executor, c'è una bella Ultra Ball per lei. Preso. Dammi l'ananas, bastard. Ragazzi, siamo in metro, è uscito uno slubro. Ma cosa cazzo stai dicendo? Ma cos'è sta cagata? Vabbè, lo prendo lo stesso. Aspetta, che cazzo lì. Raga, mi è uscito anche Dragonair. Fa un po' schifo, però almeno le caramelle. Tutto ciò in metro. Stefano sta facendo nuove amicizie. Lui è Ugo e se ne usa spesso le ascelle. Stefano è molto suo amico. Ma tu lo sai. Ho iniziato ad avere paura.
Io continuo a pensare sempre di più che Lorenzo faccia parte della Yakuza, la mafia giapponese. Ma cosa c'è lassù? Se non sbaglio stiamo andando in un palazzo di Doraemon, non ho ben capito cosa. E forse è quello là. Perché dobbiamo prendere i biglietti di Disneyland? Animali animali, adesso vi faccio vedere una cosa speciale di Tokyo. Si trova solo qua ed è praticamente una strada dove si entra e poi da lì sono tutte le luci stroboscopiche e parte la discoteca. Guardate, eccola qua. Abbiamo trovato un nuovo modo per schiudere le uova. Vabbè ragazzi, ma questa è una cosa troppo epica. Allora, chi ha seguito Final Fantasy, chi mi segue da tanto tempo sa che Anima è un leone di Final Fantasy. Ed è proprio fatto così, è tipo con le braccia incrociate, in realtà è anche legato, incatenato, che sbuca dal terreno. È epico sta cosa, lo voglio, non ho i soldi ma lo voglio. Però poi quanto è grande rispetto alle persone. Ci sono entrato dentro, guardate quanto è grande. È pieno di luci, oddio. Gli alieni hanno bisogno di me. La signora ci sta dando, ci sta facendo vedere la mappa di Disneyland in cui andremo nei prossimi giorni. Grazie, grazie. E visto che abbiamo già camminato quasi 15 km oggi, pausa papà. Quasi quasi mi prendo un bel gelatino, ma ci sono i ghiaccioli con dentro frutta. Qua dentro è difficile riconoscere qual è l'acqua. Non c'è, c'è l'acqua e limone, acqua e merda, acqua e... Perché dovrei essere convinto di bere questa cosa con l'uomo con una pipa? Ah, c'è l'aranciata di Gina, l'orangina. Beh, nel mentre aspettiamo papà, che non so cosa sta facendo in bagno, forse sta cacando. Apriamo due pacchetti delle Pokémon. Io apro Gengar. Io apro Fokish. E video che faremo. Eh sì, io che ho detto. Che bello. Yaita! Il capo al collo. Oh, brillante. Figo. No, vabbè, non ci sto credendo. Sì, ma cosa sta succedendo? Qua Tokyo i cavalli suonano. Sta pure a piedi scalzi. I cavalli sono persone orribili. Raga, ma che cazzo è successo? Cosa sta spawnando qua? Cosa sta spawnando? C'è pieno di Pokémon, è un raduno, una discoteca. Volevo far vedere come tutti di tutte le età stanno giocando a Pokémon. C'è anche gente in giacca e cravatta. No, vabbè, raga, c'è un altro mondo, troppo bello. Sul Pikachu confirmed. Ma perché ha cambiato il verso? Sai. No, fighissimo. Devi fare tipo il collo di Maurizio Costanzo. Sai. Allora, il rapporto missione è un Dratini, ma niente Pokémon forti. Però, cioè, con quattro esche attaccate, tipo, mi sono fatto 40-50 caramelle Magikarp. Anche i samurai fanno gli sgarri al McDonald's. Sembra un po' Yasuo di League of Legends. E siamo finiti a cena. Barbecue, panino e la bibita di Hulk. E la Fantamelon. Poi è, oltre a essere di Hulk, è anche verde, quindi è la mia. Fresco al limone. Anzi al melone. E spuna cider al McDonald's. Ma cos'è sta cagata? Non lo voglio più. Ed eccoci raggiunti alla fine del video animale animale. Mi raccomando, 50.000 mi piace per vedere un altro video di Tokyo e il video di Pokémon. Grazie a tutti per essere arrivati fin qua. Trovate qua sotto annesse tutte le cose per andare avanti e iscrivervi al canale per vedere anche altri video. Noi ci si becca domani. Stay angry. Stay animals. Damn.